Vidas ha da sempre perseguito un sogno, quello di porsi quale punto d'incontro tra pietà e giustizia. Questa è la splendida utopia che si è realizzata con la creazione del servizio di assistenza sociosanitaria gratuita in difesa e sostegno dei malati più soli e sofferenti nella fase terminale della loro vita. All'inizio, nel 1982, tutto è iniziato dalla domanda di una malata, tanto semplice quanto senza risposta. Quanto mi resta da vivere? Il cammino di vita si inizia dalle cure al domicilio, dal faticoso nomadismo di casa in casa, di giorno e di notte, da parte di volontari operatori, per portare sollievo alle sofferenze del malato. Non ci vediamo da qualche giorno. Sì. Come sono andate queste giornate? Beh, tanto che pioveva... Le schiere di volontari sono state integrate e affiancate da subito da medici, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, VIDAS. Tutti specializzati in cure palliative e terapia del dolore. Le poche mani tese di allora si sono trasformate negli anni in un delicatissimo lavoro di squadra per rispondere ai molteplici e diversificati bisogni del malato. Ogni persona è un mondo, nuovo, unico, irripetibile. Questo approccio alla cura diverso, multidisciplinare, inedito in Italia, è stato una volta così commentato da Umberto Veronesi. VIDAS ha introdotto in Italia una nuova tecnologia dell'assistenza domiciliare, che ha favorito la riflessione su concetti quali valore, sofferenza, morte e quindi vita. Poi io credo che bisogna essere anche un po' fiduciosi nel fatto che ognuno di noi mette in gioco un po' tutte le proprie risorse personali. La malattia c'è, farà la sua storia, se la farà, ma intanto noi facciamo la nostra. Si è partiti nel 1982 con l'assistere 20 malati al domicilio. Si è giunti nel 2010 ad avere in assistenza 1600 malati. Due cifre che testimoniano uno sviluppo forte e costante che abbraccia un territorio che comprende la città di Milano e 80 comuni della provincia. Questa assistenza si è estesa anche a pazienti con patologie non oncologiche ma in fase terminale. Nel 2006 l'apertura dell'Hospice Casa Vidas ha completato il servizio domiciliare. Oggi l'associazione si pone quale punto di riferimento per le più ampie capacità assistenziali in Europa, con circa 160 assistiti al giorno, un modello che è stato ripreso in molte città italiane e in paesi europei, in particolare Polonia e Bielorussia. L'Hospice è la prima struttura residenziale sociosanitaria in Milano. Offre assistenza sempre gratuita a quei malati che vivono in solitudine o in contesti socioambientali critici, tali da rendere la loro casa un luogo inadeguato alla cura. Al suo interno, oltre alla degenza, 20 stanze singole con servizi privati, un ampio degli hospice per la consulenza clinica, psicologica e sociale, offerta anche ai familiari nella fase del lutto attraverso i gruppi di auto mutuo aiuto. Nonostante la splendida realtà dell'hospice, l'80% della nostra attività si svolge ancora oggi sul territorio, un territorio che si estende dalla città ai più sperduti casolari delle campagne.
È a casa dei pazienti che i nostri operatori si trovano spesso ad affrontare situazioni in cui convivono le sofferenze del corpo e il disagio sociale. Con un impegnativo bilancio di 8 milioni di euro, Vidas non può prescindere dal sostegno economico di soci e donatori. La loro generosità è per noi indispensabile, come è indispensabile il contributo del 5 per 1000, che in questi anni ha dimostrato come Vidas sia radicata nel tessuto sociale. Nel 2009, oltre 35.000 cittadini, nella dichiarazione dei redditi, hanno espresso la loro scelta in favore di Vidas. Un percorso aspro, controcorrente, anticipatore. Per anni le terapie del dolore e le cure palliative sono stati concetti non conosciuti e non soltanto dal grande pubblico. Interrogarsi, agire, riflettere intorno alla morte e la dignità della vita sino all'ultimo istante significa aprirsi un varco dopo l'altro nella foresta della indifferenza e dell'abbandono. Parallelamente all'assistenza, l'associazione ha sempre promosso un'ampia attività culturale e di sensibilizzazione sui temi del fine vita. Lo ha fatto creando il comitato scientifico, guidato da un grande medico e un grande uomo, Alberto Magliani. Pensate un po' quanto stanno bene assieme paura, coraggio e indifferenza. Sembravano quasi così progettati con ordine e in un triangolo, invece non fu così, è stato completamente casuale. Costante anche la formazione e l'aggiornamento di volontari e operatori Vidas. E dal 2000, con la nascita del Centro Studi e Formazione Vidas, anche corsi di specializzazione stage in cure palliative e terapie del dolore offerta a 1.600 operatori sociosanitari provenienti da tutta Italia. Vidas non è una semplice opera di soccorso, ma è diventata parte del tessuto sociale. Si è sempre fatta carico delle situazioni senza speranza, di fragilità, di solitudine, perché questo innesca la catena della solidarietà fondamentale in una società come la nostra. La vicinanza di molte persone del mondo industriale, delle istituzioni, è stato un preziosissimo aiuto per la nostra attività, senza che questo ci abbia fatto perdere minimamente l'indipendenza necessaria di un'associazione come la nostra. Sono state innumerevoli le dediche che hanno accompagnato l'associazione dalla sua fondazione ad oggi. Claudia Abbado è il testimone artistico dell'intera vita di Vidas. Sono state innumerevoli le opere e i concerti dedicati a partire dal battesimo ufficiale con il Lohengrin alla Scala. Vivere nella società attuale e nel presente vuol dire partecipare con intensità alla vita comunitaria, essere tra gli altri per spiegare ciò che si è e ciò che si fa. Per questo la cura dell'immagine è sempre stato motivo conduttore, senza timore di coniugare il rigore delle cure con la serenità. Ne sono testimonianza i tanti slogan che ha creato per Vidas Marco Mignani, grande pubblicitario, e che già sono un pezzo della storia della pubblicità italiana. Uno tra tutti, nessuno è solo, c'è Vidas. Innumerevoli sono i servizi che stampa, TV e radio hanno dedicato a Vidas. Ogni giorno operatori sociosanitari e volontari Vidas offrono gratuitamente cure e assistenza a 150 malati terminali nelle loro case, nell'hospice Casa Vidas, con degenza e daycare. Ma ogni giorno servono più mezzi. Prestare e fare cura ai malati terminali non vuol dire solo essere attenti al dolore.